Il tiro a segno ha origine sin dalla comparsa dello schioppo, ossia delle prime armi da fuoco. Le carabine sono invece del XV secolo, che dalla loro invenzione affiancheranno gli archi e le balestre nelle gare di tiro. La prima gara di cui si ha notizia certa ebbe luogo ad Aosta nel 1427. Dal 1700, con la creazione dei primi eserciti permanenti, il tiro a segno perde la sua caratteristica di attività ludica. Nel 1848 Agostino De Pretis fonda a Torino la prima società di tiro a segno. Sempre in quegli anni, Giuseppe Garibaldi sarà uno dei principali artefici e promotori del tiro a segno nazionale, il cui primo raduno si ebbe a Torino nel giugno 1863. Nel 1882 venne costituito il tiro a segno nazionale. Con regio decreto del 1883 si attribuirà al Ministero dell'Istruzione Pubblica il compito di promuovere il tiro a segno in ambito scolastico e incentivare gli studenti alle gare. E l'indicazione che le armi sarebbero state quelle di ordinanza dell'esercito. La Federazione del Tiro a Segno viene istituita nel 1885 e si trasformerà nel 1894 in Unione Tiratori Italiani. Il tiro a segno è sempre stato presente ai Giochi Olimpici moderni sin dalla prima edizione del 1896 ad Atene, a cui partecipò un solo atleta italiano, Rivabella, proprio nella categoria carabina militare. Nel 1910 la UTI prende il nome di Unione Italiana Tiro a Segno e si affilierà all'International Shooting Sport Federation. Nel 1919 entra ufficialmente a far parte del CONI, nato qualche anno prima, e si trasformerà in federazione nel 1942. Benché l'origine di questo sport arrivi dal campo militare, è però una disciplina molto lontana dall'idea dell'uso delle armi con scopo offensivo. Abbiamo incontrato Federico Picca Orlandi, direttore della preparazione olimpica e paralimpica, per farci raccontare l'evoluzione di questo sport. Sai, la storia ci aiuta a tenere un po' i piedi a terra, ben saldati sul terreno. Guardiamo sempre alle Olimpiadi, agli obiettivi futuri, a volte ci dimentichiamo che c'è stato qualcuno che ci ha preceduto. E la storia del tiro a segno è una grande storia dello sport italiano. Nel 1870 viene unificata l'Italia, i bersaglieri entrano a Porta Pia, nel 1882 abbiamo le prime sezioni di tiro a segno in tutta Italia. Il concetto era quello di addestrare il popolo alle armi. Oggi non è più così, perché l'obiettivo dei tiratori non è quello di addestrarsi, l'obiettivo dei tiratori sportivi non è quello di addestrarsi ad un gesto offensivo, è semmai quello di trovare nel proprio gesto un'armonia, un equilibrio, il coraggio di fare delle scelte in due ore di gara per essere precisi, per controllare se stessi. Il tema dell'evoluzione del tiro a segno è molto ampio, però naturalmente affonda le proprie radici storiche in un popolo che si addestrava all'utilizzo delle armi per ragioni offensive, e oggi invece abbiamo trasformato da tempo, direi dall'inizio delle Olimpiadi moderne, questa attività come una sfida con se stessi e non contro qualcuno. I grandi cambiamenti sono rilevabili principalmente nei materiali che vengono utilizzati, come un po' in tutti gli sport, questo c'è da dirlo. Armi che per noi sono attrezzi sportivi più performanti, più costanti. Noi abbiamo bisogno di un attrezzo sportivo estremamente costante per ridurre il più possibile l'elemento di variabilità che non dipende da noi stessi. Il vero allenamento per il tiro a segno consiste in tutta una serie di elementi che non contemplano soltanto la preparazione mentale. Quindi sfatiamo un mito: il tiro a segno non è soltanto uno sport mentale, sebbene la componente mentale è una delle componenti più rilevanti della nostra performance. Tuttavia la preparazione fisica è alla base della possibilità di performare bene, la possibilità di gestire il proprio fisico, le proprie percezioni, anche i muscoli, la propria tensione muscolare per lunghi periodi in gara e fuori gara. È necessariamente tutto questo legato ad una grossa preparazione fisica. E il tiro a segno è uno sport assolutamente
molto equilibrato. Solo apparentemente è una disciplina maschile. In realtà gli esempi anche delle performance delle nostre ragazze sono eccellenti. Più come Petra Zublasing hanno detenuto il record mondiale di carabina, che era superiore al record mondiale uomini, quindi il record mondiale donne, che per un lungo periodo di tempo è stato superiore al record mondiale uomini. Questo per dirti quanto sia uno sport equilibrato. Le tendenze più errate sulla pratica di questo sport è che non educhi sufficientemente il fisico. Al contrario, il tiro a segno è uno sport che esige una preparazione seria e rigorosa. L'allenamento richiede infatti di maneggiare per più ore consecutive un'arma pesante vari chilogrammi e contemporaneamente di assumere diverse posizioni obbligate del corpo. La pratica di questa disciplina affina la calma, l'osservazione, la rapidità di decisione, la prontezza dei riflessi e il dominio dei nervi. È una disciplina che in sostanza insegna a sincronizzare e dosare le energie per tenderle a un unico scopo, senza mai perdere la concentrazione, ma armonizzandola con le doti di destrezza e di coraggio. La pratica costante stimola inoltre la prudenza nel maneggio delle armi e al controllo su tutto ciò che può essere nocivo al fisico e al sistema nervoso. Il valore pedagogico generale di questo sport consente anche al principiante di percepire una funzione positiva sia sull'organismo sia sulla formazione del carattere. Allora, il mio sport in poche parole è 10 metri o 50 metri, un attrezzo sportivo intendibile come una carabina. E il nostro sport consiste nel colpire il bersaglio il più vicino al centro possibile per un determinato numero di colpi, che per le gare nostre sono 60. Ho scelto di fare carabina grazie a mio fratello, perché lui appunto faceva pistola, quindi mi ha portato lui nel tiro a segno, però poi anche per non avere un conflitto in famiglia, allora ho scelto la carabina. Le discipline del tiro a segno sono, oltre alla divisione carabina-pistola, noi di carabina abbiamo la distanza 10 metri con l'aria compressa, piuttosto che la distanza 50 metri nelle altre posizioni, sono 20 colpi in ginocchio, 20 colpi a terra, 20 colpi in piedi. Io ho scelto la carabina perché comunque è molto più tecnica e molto più anche ingegneristica nel tipo di lavoro, e mi appassionava molto di più questa cosa. Allora, i pallini della carabina vanno più o meno a 170 metri al secondo e ecco, per colpire appunto un 10.9 ci vuole una grande concentrazione. Il problema non è colpirlo una volta, che quello lo possiamo fare un po' tutti, il fatto è colpirlo per 60 colpi, che è la durata della nostra gara. Lì sì che serve una concentrazione molto molto grande. Allora, i miei allenamenti si basano molto su lavoro mentale e tecnico. Come il tiro a segno come sport, a differenza di altri, non richiede una capacità fisica o una corporatura in un certo modo. La preparazione che faccio io è molto a livello mentale, perché la parte più difficile di questo sport è rimanere concentrati per la durata di una gara, che può variare a disciplina, a seconda della disciplina, da un'ora anche a un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, e quindi è difficile rimanere concentrati per così tante ore, e i tipi di allenamenti che faccio io si basano molto su quello. Per tenere la concentrazione su 60 colpi serve un grande equilibrio tra l'allenamento fisico, l'allenamento mentale e l'allenamento tecnico. Io personalmente mi alleno in un centro a Viareggio, a Formula Medicine. Riesco ad allenare appunto la mente, che è una cosa plastica e quindi è possibile allenarla. Il centro del bersaglio è sì un millimetro, ma 10 metri è veramente piccolo. Noi non usiamo zoom, non usiamo ingrandimenti. Le nostre mire sono meccaniche, proprio nel senso, noi miriamo attraverso un cerchio che è sulla carabina. Ci aiuta a fare questa cosa chiaramente il fatto che il bersaglio non è un millimetro, ma il bersaglio è un paio di centimetri, quindi a 10 metri comunque lo si riesce a vedere. Il record del mondo sono 60 colpi e devi fare 10.9 per 60 colpi.
In questo caso il record del mondo da noi, d'aria compressa, è 633,5, quindi è meno della media del 10,9, però si parla sempre di una media sopra al 10,5-10,6. Dopo 6-7 anni che pratico questo sport, sicuramente di cambiamenti ne ho affrontati tanti, che possono essere semplicemente a livello fisico, comunque una crescita, una persona soprattutto giovane in 6 anni cresce di altezza, di forma fisica, di postura, di un sacco di cose, quindi di conseguenza poi si vanno a modificare anche l'abbigliamento, quindi le giacche, i pantaloni che abbiamo, la divisa da tiro, viene di solito acquistata una nuova, quindi fatta su misura ogni 2-3 anni, a seconda del materiale, a seconda di effettivamente quanto uno cambi il proprio peso, la propria corporatura. Beh, da quando ho iniziato ad oggi, di evoluzione del tirassegno ce ne sono state veramente tante. Partiamo dalla carabina, per esempio, ecco, il nostro Niccolò Campriani, insieme all'azienda Pardini, ha inventato una carabina con la meccanica molto dietro, apposta per facilitare il caricamento in posizione. Questa, insomma, non era una cosa scontata da pensare. Poi negli anni sono venuti fuori anche completi da tiro, come abbiamo detto, giacca, pantalone, sempre di materiali nuovi, quindi hanno investito molto sulla ricerca dei materiali per avere una rigidità migliore, però che non vada a superare quello che è il limite, perché da noi ci sono molte regole che definiscono appunto il limite della rigidità, dello spessore, dell'abbigliamento, perché sennò uno si potrebbe fare un gesso e a quel punto avrebbe risolto. Invece esistono proprio delle regole che regolamentano il tutto. E poi altre innovazioni grandi, sicuramente il munizionamento, la ricerca dei pallini, perché noi andiamo con le nostre carabine, con i nostri attrezzi sportivi, andiamo nelle varie aziende a provare i vari pallini, che all'occhio sono tutti uguali, tutti simili, soltanto potrebbe cambiare la lega del piombo, potrebbe cambiare il macchinario con cui è stato fatto, e quindi quando tu fai le prove, il gruppo di 10 colpi potrebbe essere più largo o meno largo. Beh, l'esperienza olimpica è sicuramente stata qualcosa di travolgente e ricco veramente di emozioni. Mi ha lasciato a me personalmente veramente un enorme percorso durato 5 anni di crescita. E la differenza proprio da come ero prima di iniziare questo percorso e da come sono dopo è incredibile, senza contare tutte le emozioni che mi ha regalato proprio la gara stessa delle Olimpiadi, il villaggio olimpico l'ambiente olimpico. È stato veramente un'esperienza incredibile. Una cosa che mi rimarrà molto impressa dell'esperienza delle Olimpiadi di Tokyo, ed è una delle cose che preferivo fare di più quando ero nel villaggio olimpico, era sicuramente andare nella mensa con i miei amici, con i miei compagni di squadra, perché la cosa bella della mensa era che era un misto di culture pazzesche, perché vedevi gente di tutte nazioni diverse, tutte riunite nello stesso posto, quindi anche sportivi diversi ovviamente, tutti sport, altre nazioni, e li vedevi tutti riuniti nello stesso posto a pranzo assieme, ed era bellissimo perché tu passavi tra i tavoli e ti incontravi chiunque, ed era bello perché vedevi proprio un misto di culture, comunque, e allo stesso tempo eravamo tutti lì con lo stesso obiettivo. Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. Albert Einstein.